chiamo Federico Cacciafesta e sono professore di analisi matematica all'Università di Padova, al Dipartimento di Matematica. La risposta più onesta direi che l'ho scoperta sostanzialmente per caso. Non sono uno di quegli studenti che ha mostrato da sempre, da subito, da già dalle scuole superiori, una particolare predisposizione di spicco per la matematica o la fisica o le materie scientifiche in particolare. Ho fatto degli studi classici, e però finita la scuola sapevo che insomma non avrei voluto fare un percorso di studi poi all'università o di tipo umanistico. Mi sentivo più comunque tagliato per delle materie scientifiche e sono andato un po' a tentativi, quindi sono andato a vedere un po' ingegneria, un po' a statistica e un po' a matematica. E soltanto col tempo direi che mi sono appassionato a matematica senza veramente sapere nemmeno perché, in qualche modo. Essere in grado di aiutare qualcuno a comprendere qualcosa sia una cosa di immediata gratificazione ed è molto bella, è la principale spinta per me nel quotidiano. La ricerca è una cosa un po' più complicata, è una cosa che ti dà meno soddisfazione, ti dà più senso di frustrazione che soddisfazione, onestamente, ma ogni tanto, ti dà dei grossi picchi di soddisfazione quelle volte che capisci qualcosa che non hai capito per tanti anni, riesci a condividerlo con dei colleghi che sono contenti di averlo capito con te e questa è la spinta che in qualche modo ti fa lavorare in background praticamente in qualunque momento della giornata e dell'anno. Vengo da un liceo classico, sono arrivato con la minima preparazione all'università per quanto riguarda le materie scientifiche e la matematica in particolare. Ho studiato a Roma, alla Sapienza di Roma, ho fatto lì la triennale, la magistrale e anche il dottorato di ricerca, in cui mi sono occupato di equazioni differenziali dispersive, in particolare delle equazioni di Dirac. Dopo il dottorato ho avuto un primo assegno di ricerca sempre alla Sapienza di Roma, durante il quale però ho viaggiato abbastanza, sono stato un po' in Germania, a Bonn, sono stato un bel po' di tempo a Parigi. Dopodiché ho avuto un assegno di ricerca all'Università di Milano Bicocca, ho vinto un posto da ricercatore di tipo A al Politecnico di Torino, ma solo per pochi mesi perché poi ho vinto il concorso qui all'Università di Padova. E sono arrivato qui di nuovo completamente per caso, senza avere agganci scientifici o contatti di nessun genere, in un periodo in cui sostanzialmente si facevano i concorsi più o meno ovunque uscissero. Quindi di nuovo è un po' il caso che ha governato la mia carriera. Seguire la propria passione, la propria inclinazione. Non c'è niente di male a rendersi conto se a un certo punto uno non è più convinto della scelta che ha fatto, ritornare ai suoi propri passi, a rinormalizzare il proprio percorso. Questo può avvenire in qualunque momento della carriera, può avvenire al primo anno della triennale, alla magistrale, al dottorato, dopo il dottorato o perfino più avanti nella carriera. Credo che uno debba più o meno costantemente interrogarsi se quello che sta facendo lo rende contento oppure no. Sono fermamente convinto del fatto che uno debba principalmente pensare al proprio benessere e che il lavoro, se diventa un problema per il proprio benessere, c'è qualcosa che non va. Probabilmente sono anche molto fortunato ad avere un lavoro che mi permette di fare questo tipo di ragionamento. È anche vero che probabilmente ci sono un certo numero di sliding doors nella vita che ti capitano, che o prendi o non prendi. Io stesso, quando ho finito la magistrale in matematica, ho avuto molti dubbi se fare il dottorato oppure se andare a lavorare. Non so neanche se a posteriori dire se ho fatto la scelta giusta o no, sono sicuramente molto contento così. Se dovessi dare un consiglio al me di, ahimè, ormai 10-15 anni fa, non so se gli darei quello di fare il dottorato o quello di andare a lavorare. Forse gli direi di fare comunque il dottorato di ricerca e di provare a seguire questa passione. È molto difficile conciliare tutto, gli impegni di lavoro sono tanti, sono recentemente diventato papà di un bambino di 10 mesi e quindi insomma il tempo libero è veramente quello che è. Ci sono tante cose che facevo, che mi piaceva fare, che mi piacerebbe avere più tempo di fare, a cominciare da fare un po' più di sport. Ho un passato da pallavolista e da giocatore un po' di pallone, adesso mi sono dato a sport più adatti alla mia età che sta tristemente avanzando, tipo il tennis e addirittura il golf. Strimpello un po' il pianoforte e la chitarra e ho veramente pochissimo tempo da dedicargli e questo mi dispiace molto. E sono molto appassionato di cucina, ecco, riesco almeno a darmi un po' alla cucina, quello concilio anche un po' le cose da fare con una passione. Conciliare tutto non è semplice, onestamente, però questo è parte della vita, qualcosa si deve lasciare andare, qualcosa a cui si tiene di più, si cerca di farcelo stare in qualunque modo. E tra l'altro nuovi interessi arrivano, nuove cose arrivano, quindi non è, da una parte è difficile e doloroso, dall'altra è anche comunque molto stimolante cercare di tenere insieme tutti i pezzi.
primo da sfatare è che se non hai fatto lo scientifico non puoi fare matematica, questo è assolutamente proprio falsissimo, cioè non è assolutamente vero, anzi, per come la vedo io, un buon liceo classico ti dà un metodo di studio, di approcciarti ad alcuni problemi della matematica che è perfetto, cioè è molto meno meccanico di quanto non si impari a scuola, la maggior parte dei licei scientifici, le materie di matematica, quindi affrontare una versione di greco per certi punti di vista è molto molto simile ad affrontare un problema di matematica difficile, per certi punti di vista è vero. Altre cose da sfatare è che la matematica, classici luoghi comuni in cui la matematica è una materia arida, sappiamo soltanto fare le divisioni dei conti, ah sono 320 euro, siamo in 13, allora ci sta Federico che ce la passa. No, non funziona esattamente così. Tipicamente abbiamo grossi problemi a fare somme, divisioni, e a ricordarci i numeri di telefono e tutte queste cose qui. La matematica è come se fosse una difficilissima e molto stimolante settimana enigmistica di cui non ci sono le soluzioni la settimana successiva, in qualche modo. Questo è una cosa che è difficile da spiegare a un non matematico, perché è come se fosse un gioco con delle regole molto precise, un gioco molto difficile ma molto onesto, che ciascuno di noi gioca al proprio livello, quindi uno studente del liceo avrà le sue difficoltà, uno studente dell'elementare avrà le sue difficoltà, il più grande ricercatore del mondo avrà le sue difficoltà, e paradossalmente queste difficoltà sono percepite come le stesse, quindi questo lo rende molto onesto in qualche modo, no? Cioè è chiaro che fare la somma di due frazioni non è come risolvere una congettura aperta di 100 anni, ma la difficoltà, quel senso di spaesamento davanti a una cosa troppo difficile per noi che si prova è la medesima, e questo secondo me lo rende un gioco molto equo in qualche modo, che è equo con tutti.